Nessun limite fisico e psichico potrà mai essere un impedimento all'incontro di Gesù, perché il volto di Cristo risplende nell'intimo di ogni persona. Papa Francesco sprona così la Chiesa chiedendole fantasia, chiedendo di dare esempio e di inventare con intelligenza gli strumenti per diffondere il catechismo tra le persone disabili. Nell'udienza ai partecipanti al convegno Catechesi e persone con disabilità, un'attenzione necessaria nella vita quotidiana della Chiesa, promosso dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, il Papa ricorda le posizioni coraggiose per l'inclusione di chi vive un handicap, ma anche i ritardi a livello culturale per il prevalere di una falsa concezione della vita. È ancora troppo forte nella mentalità comune un atteggiamento di rifiuto di questa condizione, come se essa impedisse di essere felici e di realizzare se stessi. Lo prova la tendenza eugenetica a sopprimere i nascituri che presentano qualche forma di imperfezione. In realtà, tutti conosciamo tante persone che con le loro fragilità, anche gravi, hanno trovato, pur con fatica, la strada di una vita buona e ricca di significato. Come d'altra parte conosciamo persone apparentemente perfette e disperate. Il Papa invita a superare il disagio e la paura nei confronti di chi ha un handicap e si augura che le persone con disabilità possano essere loro stesse catechisti. Francesco suggerisce poi l'unica via da percorrere. La risposta è l'amore, non quello falso, sdolcinato e pietistico, ma quello vero, concreto e rispettoso. La fede è una grande compagna di vita quando si consente di toccare con mano la presenza di un padre che non lascia mai sole le sue creature, in nessuna condizione della loro vita. La Chiesa non può essere affona o stronata nella difesa e promozione delle persone con disabilità. La sua vicinanza alle famiglie le aiuta a superare la solitudine in cui spesso rischiano di chiudersi per mancanza di attenzione e di sostegno. Nel convegno sul catechismo alla disabilità presso l'Università Gregoriana di Roma sono state presentate molte testimonianze che hanno fatto luce sulla capacità della Chiesa di intercettare e comprendere i bisogni delle famiglie e delle persone disabili. Il rapporto tra catechesi e disabilità, sostiene Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, implica una ricchezza reciproca che non va dispersa. Noi dobbiamo lasciare a Dio la libertà di raggiungere chiunque, in modo particolare anche le persone disabili, cioè persone che nel corpo possono apparire ai nostri occhi deboli, ma che forti di questa conoscenza che hanno di Dio nell'intimo della propria esperienza, sono tante volte cariche di una spiritualità che neppure immaginiamo e sono in grado loro stessi, con la loro vita, con la loro testimonianza, di dare a noi il contenuto reale e peculiare della catechesi. Un'esperienza unica è quella che da 30 anni vivono le piccole sorelle discepoli dell'Agnello, una comunità monastica femminile che a Les Blanques, in Francia, ha tra le consacrate alcune ragazze con la sindrome di Down. Le suore sono la testimonianza del Vangelo della vita e di come si possa essere vere spose di Cristo in un mondo che le avrebbe relegate ai margini. Madre Lynn è la loro superiora. Come tutte le vocazioni, come per ogni vocazione, se una persona lo avverte, se si tratta veramente della chiamata di Dio, la persona lo comprenderà e poi crescerà questo sentire. Non ci sono differenze con altre vocazioni. Se poi non è quello il suo posto, se ne andrà. La comunità è stata fondata nell'85 con l'incontro con una suorina con la sindrome di Down, che del resto è qui, e che ha bussato presso molte comunità e ovunque non ha trovato che rifiuti. Veniva rifiutata, mentre ho scoperto che aveva veramente la chiamata di Dio e mi sono detta che bisognava aiutarla a realizzare questa sua vocazione. Di carisma particolare dei disabili parla Don Diego Pancaldo dell'Associazione di Pistoia Maria Madre Nostra, per il quale le persone con handicap ci trascinano nella vita di preghiera con la loro freschezza affettiva nei confronti del mistero. Io ormai ci vivo dal 74 con le persone disabili. Mi stupisco quotidianamente delle meraviglie che lo Spirito suscita, proprio perché le loro espressioni, non solo le loro parole, ma i loro gesti, i loro sguardi sono sorprendenti
e certe realtà si possono capire soltanto valorizzando questo protagonismo dello Spirito Santo che prega in noi ed è il protagonista autentico della nostra preghiera. Se gli lasciamo spazio, come loro lasciano spazio, allora vengono fuori delle meraviglie.